Niente, quello che ricordo era, noi si andava a ricamare le maglie dalle suore, avevamo fatto un piccolo laboratorio, che da Casazza ci portavano le maglie, i pezzi, e noi andavamo a ricamare. Quel periodo qua, è quasi Natale, si preparavano le maglie per Natale. E niente, andavamo giù anche la sera. Infatti quella sera lì siamo andate giù a giù verso le 8, tornavamo poi verso le 10. Ero giù dal parroco a fare i maglioni, il puntacroce, 22 anni avevo. Abbiamo sentito un rumore e mi ricordo che la donna lì che faceva i mestieri del parroco ha detto: "Madonna signora, cosa succede?" Proprio un rumore, infatti veniva giù. Io ero là con mia sorella, ma mia mamma e l'altra erano qua. Mia mamma ha detto che aveva sentito come spingere. È uscita, ha visto l'acqua sporca che veniva, sono andati sul solaio, si sono salvati, perché qui c'era tutto. A un certo punto pioveva forte, a un certo punto io adesso non mi ricordo chi era, è venuto giù un signore, uno del paese, e ci ha detto: state qui, non muovetevi, eravamo ragazzi, 13 anni. Mio papà era lì all'osteria ed è stato lui in particolare a venire a gridare di scappare, perché quella sera lì, stranamente, probabilmente gli uomini se la sentivano che qualcosa doveva succedere. Lì all'osteria del Giglio c'erano 6 o 7 uomini, fra i quali papà sentì, ed è stato lui che è venuto a urlare: "Scappate, scappate, scappate." E siamo scappati. In piazza ho trovato un geometra e mi dice: "No, tu stai tranquilla, i tuoi sono andati alla cascina, hanno attraversato il ponte, che hanno fatto appena in tempo a oltrepassare il ponte, che è venuto giù tutto il materiale, poi da una parte e dall'altra, e se tardavano 2 minuti rimanevano sotto." C'è stato un grande temporalone. E mio papà ha sentito la valle che avevamo attigua a noi, e che ululava, proprio il rumore quando viene giù tanta acqua. Si è alzato e ha chiamato il Giacomo, mio fratello il Giacomo, e gli ha detto: "Giacomo, c'è la valle che mi fa paura, vieni che andiamo a vedere." Sono andati in cucina, hanno messo le scarpe. Mio fratello il Piero ha fatto per alzarsi anche lui, ma non ha fatto in tempo perché ormai l'acqua era entrata, e nel frattempo è entrato di tutto e nessuno ha potuto uscire. Dunque, la frana è venuta giù il 5 settembre del 1948, il giorno del mio 14° compleanno. Mi stavo alzando anch'io, però ho sentito bagnarmi i piedi, sono salito ancora sul letto. E il letto galleggiava. 13 anni, essendo dal 40, avevo 13 anni. Come quei tempi, verso le 8, 9, non è che si andasse molto, molto più tardi a dormire. Mia mamma e mia sorella erano qua, era il compleanno di mia sorella, che non è venuto mio zio dalla Francia a festeggiare, altrimenti era sotto. Data lì ho trovato mio papà, mi ha detto che erano i nostri, mia mamma con i miei fratelli erano giù in cascina, e niente, allora siamo stati lì in quella casa lì, che la chiamavano del pescatore, e mi hanno fatto andare a letto. Ci siamo alzati, gente che urlava, siamo usciti dalla stanza, abbiamo visto acqua che andava da tutte le parti, anche con poco maglione che c'era naturalmente, però c'era gente che scappava e noi, così come eravamo vestiti, cioè in mutande, siamo scappati e ritornati a casa in Via Loi, dove lì ci siamo rifocillati e vestiti. Che entrava acqua da tutte le parti e usciva da quella finestra dove era rimasto mio papà, che teneva pulito perché arrivavano fasci di legna, ceppi, arrivava di tutto. E bisognava tenere pulito l'inferriata per poter uscire l'acqua. "State qui, non muovetevi perché in paese annegano tutti." No, figurati, noi se stavamo giù
Allora abbiamo lasciato lì tutto e fuori tutte. Però ricordo che la via Tribolina lì andava su, era piena di sassi. Mi ricordo c'era stata anche una ragazza che aveva perso, anzi era la nipote della Piero, qui la Nella, che c'è ancora, che era rimasta, aveva perso la voce. La storia della voce, sono stata 2 giorni senza bere. Il dottore mi ha detto che si era ingrossato qualcosa, adesso non mi ricordo. Dopo è venuto su e sono spavento. Noi le stanze però le avevamo due gradini più bassi, 3 gradini più bassi. Quindi è andato dove c'era più basso prima. E lì poi è entrato anche della ghiaia, che mio fratello è riuscito lì a mettersi un po' con i piedi al duro, ecco. E mio papà, io e i miei fratelli si urlava, neghiamo, papà salvaci, stiamo negando. Lui è entrato, però è stato sommerso da una folata d'acqua molto, molto forte, è caduto dentro in mezzo. Anche lui, mi ricordo che diceva sempre, non so come ho fatto a rimanere a galla. Poi mi ha preso perché io ero per terra, mi ero alzata dal mio letto, ero per terra, mi ha messo sul bordo della finestra e poi lui ha rotto i vetri con i pugni, poi pugni e calci, ha tentato di sfondare la griglia di ferro che c'era sulla finestra, ma non è riuscito. Allora con le mani continuava a tirar via il materiale per far uscire almeno l'acqua. Il tempo era breve pure. Quello che dica nega, che era poca acqua, ma quando la io dopo la... Giacomo invece è rimasto in cucina, però è andato giù in cima alla stufa. Però dopo con i lampi del temporale ha visto, è riuscito a uscire, è andato sul solaio, che poi ha sfondato il tetto. Niente, allora ci ha fatto andare su in canonica, dalla casa del parroco, e siamo stati là tutta la notte ad aspettare che passasse un po' tutto. È meglio non ricordare, io non... Ma... E poi è andata bene perché mia mamma e mia sorella facevano la morte del topo proprio, perché è venuta dalla finestra e ha abbracciato la casa. E si è accorta mia mamma, ha fatto in tempo a scappare, altrimenti era sotto. Dopo io con lo spavento, che pensavo che era sotto perché li ho lasciati qua, Madonna mia, non sapevo più dove. Che spavento, no, non mi piace neanche ricordarlo da tanto che... Il grande rumore perché è successo proprio un boato. Quando la frana è partita, come sappiamo, che è saputo dopo, dalla Valpiana saltando nella Valle Spirola, c'è stato un forte boato e da lì anche chi era lì all'osteria sono usciti per vedere cosa succedeva. Poi è arrivato quel che è arrivato. Dopo, mio papà ha sentito che c'era su mio fratello su un solaio sopra, no? E le ha detto di rompere le tavole di legno che c'erano. E sono venute qui perché la via Loi era protetta. Tutta quella zona lì che c'era, tutti i sassi in piazza. Ricordo che venendo la frana, la gente era via fino a che pericolosa, tutto il paese andava giù. Ma non era pericoloso qui, perché veniva bene la gela e l'acqua. Prima di tutto alto, e poi il secondo passava bene la gela e l'acqua, ma leggermente bassa, non veniva paura, né? Mattino, quando è venuto chiaro, che si è visto tutto il disastro che c'era, c'era materiale dappertutto, qui noi avevamo coperto fino al primo piano di il materiale, sassi, terra, ghiaia, c'era di tutto, insomma. Ma il giorno dopo avevo una strada piena di fango fino a tutte le case, tutte, anche là. Acqua, fango, detriti, di tutto e di più. Sappiamo che le scuole sono state aperte per accogliere la gente che aveva avuto la casa allagata, la casa franata, perché
Qualcosa sì, in paese c'è stato, si sono aiutati, certo, senz'altro. Guarda, quel giorno lì del 50, del 48, tutte le persone sono corse a darci qualcosa da vestirci perché non avevamo più un fazzoletto. Tutti. Comunque quando un po' che piove una paura io. Siamo stati lì un bel po', dopo siamo andati alle case Fanfani intanto che mettevano a posto la casa. Poi hanno costruito le famose case Fanfani, Fanfani senatore Amilcare Fanfani, che aveva finanziato quelle, una legge emanata dal suo governo, diciamo, questa, la costruzione di quelle case lì, hanno avuto in assegnazione gli appartamenti in affitto, erano in affitto. Il giorno dopo era un po' tutto in subbuglio, no? Tutto un po'. Tutti che andavano a vedere, però purtroppo. I giorni successivi sono stati naturalmente giorni, parte per i morti, due morti, quindi il paese era tutto sotto sopra. Però poi per chi aveva perso la casa, era giù alle scuole, c'era gente che comunque stava da fare, aiutare, perché mi ricordo anch'io, per portare gli abiti, cipri, non avevano più niente. La pianta che era, non so, dicevano gli uomini che abbracciarla ce ne voleva sette, era qua, ha tirato giù tutto il muro, ha tenuto tutta la... Sopra la via Casina, sempre nell'altra proprietà, dopo la valle che c'era un albero di castagne, ma era grosso, ci volevano almeno quattro persone per abbracciarlo. E quando è venuta giù questa frana, la raso al suolo e non se ne accorgeva più dove era stata la pianta.